Abbiamo due conclusive note di comunicazione più brevi di due confratelli di San Felice, il padre Franco Ridirossi, che attualmente è superiore della comunità cappuccina della Madonna della Delibera a Terracina, ci fa un breve intervento, una breve riflessione su un aspetto particolare legato a San Felice, alla spiritualità dei cappuccini, c'è cioè anche l'amore per il creato, la tutela, anche l'attenzione, diciamo, al bene, a quello lì che insomma poi Francesco canta nel Cantico delle Creature. Ci riporta questo anche un po' al Magistero di Papa Francesco nella sua Laudato Si'. Grazie Padre Franco della tua presenza. Estremamente importante.
continua il Papa, le specie viventi formano una rete che non finiamo mai di riconoscere e di comprendere. Io non sono solo, e ciò che sono non è solo mio, non so se ci spiego. E i nostri fratelli questa questione la sapevano e la conoscevano bene, perché vivevano di relazione, non di istruzione. Volevano di cose pratiche. Per fare un piccone serve il bastone e il metallo che è fatto da piccone, o no? Usare un piccone senza il bastone, ciò che vi serve. E loro queste cose le conoscevano bene, credo che sia un problema da guardare. E quindi continua per il vescovo e poi va zitto. Quando parliamo di ambiente facciamo riferimento anche a una particolare relazione, quella tra la natura e la società che la abita. Penso che il messaggio sia chiaro. Vi pare. Non aggiungo altro. Grazie. Grazie a Padre Franco, è una sollecitazione breve che però veramente apre degli spiragli che andrebbero approfonditi, no? Quanti aspetti.